Gabriele D'Annunzio la mattina del 9 agosto del 18 si sveglia all'alba, erano poco dopo le 6 del mattino e in tutta fretta chiama sull'attenti i suoi piloti, i piloti dell'87esima squadriglia, la Serenissima. Hanno in mente questa impresa sopra i cieli di Vienna. Ecco che erano poco dopo le 6.30 che la squadriglia è pronta per il decollo. I motori rombano e rapidamente si innalzano verso le Alpi, devono cercare di non farsi scorgere dalla contraerea austriaca, motivo per cui sanno benissimo che devono volare sempre alla massima quota. Ecco, volarono sopra i 3.000 metri di quota e faranno sì di volare anche al massimo della velocità. Gli aerei potevano raggiungere sui 215 km orari, ma la velocità di crociera sarà quasi sempre sui 180 km all'ora. E sopra i cieli di Vienna ci arrivano verso le 9 del mattino. La popolazione è stupita nel vedere sopra di loro, ovviamente dalla pianta alare, dalle coccarde, riconoscono che non è una squadriglia amica, ma è una squadriglia nemica, quindi il timore di essere bombardati. Accompagnerà il timore lo stupore nel veder scendere da questi aerei nemici volantini, queste migliaia di volantini che scendono sopra la popolazione, sopra le case, sopra i monumenti, sopra le piazze. Ecco, immediatamente ci sarà la corsa per raccogliere questi volantini, per cercare di capire cosa volevano questi italiani. Beh, una parte di quel testo diceva: sul vento di vittoria che si leva dai fiumi della libertà non siamo venuti se non per la gioia dell'arditezza, se non per la prova di quel che potremo osare e fare quando vorremo, nell'ora che sceglieremo. Ecco, questa pattuglia italiana in quel momento dimostra la vulnerabilità del cuore dell'impero austro-ungarico. Dopo aver portato a compimento questa missione, si innalzano rapidamente e cercano di rientrare il più velocemente possibile. Rientreranno al campo di San Pelagio poco dopo le 12.30. Nel bollettino di guerra, 12.40 è l'arrivo della pattuglia a San Pelagio. Quando nell'agosto del 1918 parte il volo su Vienna, gli italiani sono abbastanza consapevoli che ormai la guerra non è più perduta, il che non equivale a dire che la guerra sia già vinta. Tra i generali, tra i politici e soprattutto nella maggior parte dell'opinione pubblica, la convinzione più profonda è che la guerra durerà ancora tantissimo, non si sa quanto. Nei piani strategici degli alti comandi si comincia a pensare a un'offensiva decisiva nella primavera del 1919. E allora il volo su Vienna acquista un significato veramente differente. Non è un volo militare, da un punto di vista tattico, strategico, politico, non ha de facto alcun significato, ma ha un'importanza mediatica fondamentale. E da questo punto di vista il volo su Vienna è uno dei grandi eventi che rappresentano una scansione nella percezione della guerra italiana. Ci si rende conto che l'esercito italiano, il Regno d'Italia, è entrato veramente in una fase nuova del conflitto. È una guerra totale, è una guerra che si gioca soprattutto con le immagini e con le parole. Ecco, quello che compie D'Annunzio non è solo una enorme fanfaronata del Vate, è veramente il punto di arrivo di una strategia mediatica innovativa da parte dei militari italiani. Ci si rende conto in quel momento che un gesto dimostrativo vale quanto e forse più di una battaglia vinta. Ecco, il volo su Vienna è proprio questo. È in qualche modo la tappa con cui gli italiani si rendono veramente conto che la vittoria è a portata di mano. Non si sa quando veramente, ma possiamo vincere. E da un punto di vista eminentemente militare è esattamente così. Dopo la battaglia del solstizio, l'esercito austro-ungarico è ormai prossimo a vacillare. Il nostro servizio intelligence in realtà non lo sa, non lo sanno nemmeno gli uffici informazione degli alleati, ma tra le divisioni, tra i corpi d'armata, tra le armate austro-ungariche, ormai serpeggia abbastanza uno stato di sfiducia. Questo non vuol dire che i combattenti di prima linea, i Frontkämpfer, che hanno combattuto a Caporetto, hanno combattuto sul Piave, hanno combattuto sul Grappa, siano pronti a cedere le armi. Questo non succederà nemmeno a Vittorio Veneto. A Vittorio Veneto i combattenti di prima linea dell'esercito comune austro-ungarico combatteranno con le unghie e con i denti. È quello che avviene dietro i combattenti di prima linea che interesserebbe sapere e che l'esercito italiano non sa e, ripeto, non sanno neanche gli alleati. Dietro, l'impero austro-ungarico ha già cominciato il suo processo di decomposizione e prima o poi questa decomposizione arriverà anche all'esercito comune. La situazione quindi è ormai rovesciata. Se nell'autunno del 1917 le truppe austro-ungariche erano le meglio addestrate, le meglio motivate e le meglio armate,
Oggi è esattamente il contrario. Allineati sul Piave e sul Grappa, i soldati italiani, molto fieri, molto consapevoli di aver ottenuto una grande vittoria con la battaglia del Solstizio, sono splendidamente armati, sicuramente molto meglio armati dell'anno precedente, molto meglio addestrati, guidati da comandanti di cui si fidano, corroborati anche moralmente da un servizio di propaganda che ormai li convince che questa guerra è giusta non solo per il re, per la patria, per Trento e per Trieste. La maggior parte dei soldati in linea non sapeva nemmeno dove fossero Trento e Trieste, ma questa guerra è giusta per loro. È una guerra che in definitiva è fatta adesso per difendere le proprie case. È un'abile menzogna, la guerra era stata una guerra d'attacco, ma adesso funziona così. È una guerra che in definitiva li traghetterà in un nuovo mondo. Famoso slogan della terra ai contadini, la convinzione che in qualche modo alla fine della guerra ci sarà una nuova era di pace e giustizia. È un messaggio che funziona e la maggior parte dei soldati ci crede. E oltre a questo c'è ovviamente un rinnovato senso di fierezza anche militare, di cameratismo, di senso di corpo. Abbiamo sconfitto quello che è stato il nemico secolare raccontato dai bisnonni, dai nonni, dai genitori, l'impero austro-ungarico. Insomma, nell'estate del 1918 l'esercito italiano non sa ancora che da lì a qualche mese scatenerà un'offensiva finale, ma sa che in quel momento è l'esercito più forte. Immaginare che durante quella tragedia immensa che si è svolta in Europa, la tragedia della Prima Guerra Mondiale, con le stragi della Prima Guerra Mondiale, che un personaggio già vecchio, come D'Annunzio, già famoso come lui, osannato perché era un uomo già molto famoso in quell'epoca, si mettesse nella condizione di pericolo assoluto di un volo pauroso da San Pelagio, da dove è partito, fino a Vienna, senza scalo, senza possibilità di far benzina, di atterraggi, attraverso le Alpi, in andata e in ritorno, per mandare un messaggio appunto da par suo, da poeta, cioè bombe non se ne è parlato, spari non ce ne sono stati, tutto questo ha un che di mitico, perché come era possibile in mezzo a quella immensa strage che questi volassero, lui e i suoi ragazzi giovani, giovanissimi, lui vecchio, ultra cinquantenne, per quell'epoca vecchio insomma, volasse senza forse neanche porsi un problema di non riuscire. Questo volo di D'Annunzio ha dato la stura ad una serie di idee per ripensare tutte queste stanze dentro, erano abitate un tempo dai miei antenati e oggi invece sono diventate una carrellata sull'evoluzione del mezzo aereo, soprattutto durante la Prima Guerra Mondiale. Ecco, tutto questo, essendosi svolto qui, ha dato veramente l'idea di dire: ma allora possiamo raccontare una storia che ha a che vedere con il periodo bellico, ma che non è bellica. Questa è anche la straordinarietà del luogo, un luogo che ricorda eventi della Prima Guerra senza essere un luogo di guerra.